L'Italia ha perso il campo e batterà quindi il calcio d'inizio. Vedete Rivera vicino ad Anastasi e l'arbitro, il portoghese Campos, che consulta il cronometro. Segno di croce da parte dei due attaccanti, via. Dicevamo le riserve: Albertosi 12, Guarneri 13, Bertini 14, Mazzola 15, Prati 16. Non numerati, senza numero, e non potranno quindi entrare nelle sostituzioni Giuliano e Lodetti. Scatta in avanti Domenghini. Tiro saetta bloccato da Millington. Insistono, è uno dei centravanti Ron Davis che da destra, dove è piombato Hall, il centrocampista. Suo il cross. Buonissima alla sinistra. È andato a terra Jones, poi Domenghini. Arriva quindi Rivera. Il taker è vinto, riprende Domenghini che tenta il tiro. Sulla punizione, tocco dalla destra, mischia serrata, per poco non va a rete Win Davis. Nutrita la barriera dei difensori, riprende Reese. Apre sulla destra dove piomba Hall. Su il cross e su la pesce con un bel gol. Applausi stressanti. Trattenuto ugualmente in campo, si spinge in avanti Burnic. C'è un cross di Rivera verso la sinistra. Arriva, è indirizzato a fin di palo, un pallone che Millington ha controllato agevolmente. Niente da fare per Riva, coperto e attorniato da tre e anche quattro uomini. Si nota il distacco fra i centrocampisti e le nostre punte. Il passaggio di Hall. Indirizzo a rete il numero 8, 3. Anzi, Will Davis. Salva la difesa, spinto alle spalle, si avanza la palla, Riva, tiro. Tiro di Riva e salvataggio. Rosato. Il passaggio per Rivera. Pallone per Anastasi. Grande prodessa. Grande prodessa del portiere e ottimo colpo di testa di Anastasio. Tira Riz. Assaettato a rete Win Davis. Registriamo ora un altro calcio d'angolo a favore degli azzurri. Siamo al 40°, i calci d'angolo sono 3-1. Sulla linea della porta ha salvato proprio in questo momento il terzino. Attende Castano. La conquista della palla viene ad opera dei gallesi. Onore ne è in possesso Ron Davis. Quindi il terzino sinistro, Ron Davis ancora, suo il cross. La palla va a sbattere contro l'esterno della rete. Il passaggio in avanti da Rivera De Sisti. Riva, rete, ha segnato Riva. Italia 1, Galles 0. 44° del primo tempo.
Riva con ottimo raso terra dopo un intervento di Rivera e De Sisti mette a segno. Ripetiamo, Riva al 44esimo, Italia 1, Galles 0. Classica azione di contropiede, dopo aver studiato e lavorato gli avversari, dopo averne dominato le sfuriate, e quindi siamo a bersaglio. Sulla piovente esce Zoff, perde la palla, rovesciata, entrata di testa di Facchetti, rovesciata provvidenziale di Burnish. La palla, i gallesi, la discesa di Ries, sullo schiovente esce e si salva ancora fortunosamente il nostro portiere Zoff. Si susseguono le azioni insidiose dei gallesi, il vantaggio di un bel pallone, scatta Riva. Riva, resiste al centro troppo. Ecco Rosato. Bello l'appoggio per Mazzola. Cross, bello il tiro. Bellissimo tiro di Riva in rovesciata. A terra nel frattempo il numero 3 Williams. Lo scatto a gira, poi bel Masso, un bel pallone, Riva. Messo fuori causa con una spinta energica da parte di Powell. Pericolo, Hall perde la palla, arriva ancora Ries, tiro, cross, la porta sbarnita, salva in angolo Burnish. 5 minuti al termine. Ghini, semi rovesciata, ritorna subito Williams, Domenghini, bello tiro, deviazione, aveva tirato Riva, deviazione in angolo, Riva si è fatto l'assoluto sulla rovesciata, la palla raccolta da Domenghini, data poi a Rivera, tenta il tiro da lontano, fulmine, agguanta in orizzontale un bellissimo pallone portandolo più avanti sulla sinistra dal palo sinistro.
La ripresa a controllare la situazione. Ancora una volta, il maggiore protagonista della vittoria azzurra è stato Riva, oggi centravanti di fatto. Riva con la sua capacità atletica, la sua semplicità, il suo estro. Mai come in questa occasione, però, Riva non è stato il solo a vincere e a meritare i consensi pieni. Le prestazioni di Mazzola, di De Sisti, di Domenghini, per citare i tre uomini che a metà campo hanno dato l'impronta al gioco italiano, e quella di Facchetti in difesa, sono state intelligenti e continue come sempre si vorrebbe. Vittoria, va anche detto, tanto più importante in quanto ottenuta contro un avversario che appartiene a un paese sportivamente in ascesa. Ed ecco gli episodi decisivi della partita. Sono passati soltanto 7 minuti di gioco. Cross dell'esordiente Chiarugi, momento di confusione della difesa tedesca, tempestivo intervento di Mazzola e prima rete per l'Italia. 26esimo minuto, lunga e splendida corsa di Riva, passaggio a Domenghini e tiro al volo di quest'ultimo. Mancano 8 minuti al riposo, gli attaccanti azzurri del Cagliari ripetono la mossa. Domenghini centra, Riva segna in acrobazia. Ancora Riva, protagonista nel più controllato e meno entusiasmante secondo tempo. Sbaglia anche lui e il suo rigore è parato dal bravo portiere tedesco. Finisce 3-0. Una vittoria che supera il previsto e che conferma il felice legame esistente tra la nazionale e la folla napoletana. Sempre brillanti le prestazioni di Riva, oggi non ha voluto rinunciare al suo gol, possiamo dire. Beh, ci ho provato, come ci provo ogni domenica. È rimasto in media, no? Sì. Per quanto riguarda le sue reti nazionali. Esatto. Senta, l'accordo con i suoi compagni d'attacco? Beh, guardi, oggi la squadra era concentrata al massimo, insomma, l'avete visto anche voi, abbiamo giocato proprio per vincere, perché ci tenevamo a vincere, si doveva vincere, insomma. Ce l'abbiamo fatta, abbiamo giocato e dato tutto nel primo tempo. Poi nel secondo tempo abbiamo rallentato, non era necessario cercare di rischiare, perché bastava pigliare un gol e dopo magari subentravano tante cose. We'll be right back.